ya lejos me voy. A esa guerra cruel. Puede ser que el coraje vendrá. Se ocurrirá. Quién sabe si esperanza no habrá. O si el espanto vendrá. Pero estén seguros que ese es es un canto lindo, lindo. Y está aquí, dentro de mi pecho, ya. Busca la revolución, también la muerte nos usará y seremos contra el peligro y alegre estará el corazón por la justicia y la hermandad. Chiquitas se ven despojadas de la flor de la vida, el amor, pues adoradas ya no son más, y para nosotros es la vida más profunda, la idea será, y sea la vida Thank you.
vita! Vita di mia vita! Hai visto? Te l'avevo detto che tornavo subito. Ma lo hai detto 6 mesi fa, bastardo! Dolores, ma... sta a sentire, perché te ne scappi ora? Ah sì, adesso sono io che me ne scappo, vero? Kiko, te è una gran puta! Con le sbarre alle finestre, col catenaccio alla porta, stretto così ti tenevo e mi sei scappato lo stesso facendo un buco nel tempo. Dolores. Basta, non voglio più vederti. Via, Dolores, via, Dolores, basta. Dolores, rosa blanca del Messico. Ora sono qui ed è questo che importa. Dimmi che mi vuoi bene. Yaoda, muchachita querida, per dimostrarti che ti ha perdonato, il tuo cugino vuole farti un bellissimo regalo. Un regalito per me? Sì. E con che lo compri? E chi ti ha detto che lo compro? È d'oro. Grazie, che bello. Allo sceriffo Nathaniel Cassidy, in ricordo dei 20 banditi eliminati la città di Douglas. Quanti banditi? 20. Ma sono passati 5 anni da allora. Ridaglielo. E dai. Oh, ecco, signore. Muchas gracias. Adios. Adios, señor. Oh, che mi regali adesso? Largo, benedetto, largo! Signora, sì, signore, ho l'onore di presentarvi un gran combattimento di galli. Si accettano scommesse fino alla somma di 100 pesos. Vi presento Diaz, omonimo del nostro ben amato presidente. E questo è Santillana, omonimo del nostro... del discusso capo rivoluzionario. Ogni riferimento a persone realmente esistenti è volontariamente casuale. Vamos, puntare. Diaz o Santillana? Parrusito, 2 pesos. Santillana. Ancora Santillana? Altri 7 su Santillana. 10 su Santillana. Pedrito. Nessuno scommette su Diaz? Pedrito. Oh, ma ce l'ha con me quello lì. Ecco, non si può più rubare in pace. Anche i sceriffi americani ci si mettono. Non si respira. Santillana 3, Diaz a 12. Lo sceriffo Cassidy mi dà la caccia da 2 anni. Punta altri 10. Ma no, è meglio Diaz, spero Pedrito. Dai, punta su Diaz, non dargli retta. Pedrito. 1000 pesos. Sì, 1000 pesos. Che quell'uomo non uscirà vivo da qua dentro. Avanti, chi scommette? 1000 pesos. Ho l'onore di annunciare uno spettacolo d'eccezione. Combattimento tra uomini. Si accetta qualsiasi scommessa. Ecco alla mia destra... Steve Wilkins, ricercato in tutti gli stati d'America con taglie da 500 a 1000 dollari. 30 rapine, 8 omicidi, 13 duelli. E quasi tutti leali. 4 pesos. E alla mia sinistra... 5 pesos. 5 per me. Altri 5 per me. Su Pedrito! Ma se non dite niente, nessuno punterà su di voi. 5. 5 per me. Ehi, Pedrito, a quanto lo dai, Nero? Che non parla? La do a 15. Padroncito, padroncito, 20 pesos sopra il nero. E ora via i cinturoni.
Metteteli sul tavolo. Il nostro beneamato presidente ha proibito i duelli. Però se le pistole sono sul tavolo e qualcuno le adopera per legittima difesa, allora tutto è regolare. Siamo pronti? Conterò fino a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mi dispiace di mandarti all'inferno con una brutta notizia, ma non ero qui per te. Non sono più sceriffo. Adesso io lavoro per mio conto. È per una cifra molto più grossa dei tuoi sporchi $1,000 di taglia. Comunque, è stata una bella soddisfazione. Ehi, tu, fermo lì. Dove vai? Dove corri? A te, a te. Dico a te. Ti ho chiesto dove corri. Io? E chi corre? Io non corro. Ehi, fermo lì. Corri, uomo. Corri, 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 uomo, corri. Hai visto? Ho finito di correre. Io non ho fatto niente. Io non ho visto niente. Io non so niente. Io sono innocente, non c'ero. E quei soldi li ho vinti onestamente. Alla taverna. Buttiamolo in cella. Io non so niente. Io non c'ero. No, un momento. Questo è Manuel Sanchez, detto Coltello. Conoscenza vecchia. Cuchillo merita un trattamento speciale. Vuoi sapere perché lo chiamano Cuchillo? Eccolo il perché. Va bene, andiamo in cella, tanto. Qui. E ora alza questo piedino. Alza, su. L'altro. E io lo portavo in cella con quel po' di roba. Ora che è ripulito, mettilo al fresco. Giusto, Cuchillo? Se è giusto per te, è giusto anche per me. Fortuna che io lo conosco bene, questo gran figlio di cornuto. Papà. Stavolta neanche una cella per me solo. Va, che starai per poco in compagnia. Quello esce domani mattina. Gli è stata concessa la grazia dal presidente Diaz. E solo Dio lo sa il perché. È pericoloso. Molto. E il signor Ramirez è un poeta. Sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici. 14 colpi. Un giorno vorrei poterne contare altrettante sul corpo di quegli assassini del servizio segreto. Hanno la pelle dura, quei francesi. Sono arrivati come sgherri di Massimiliano d'Austria. Poi sono passati con Juarez, ora con Diaz. Quelli seppelliranno tutti noi e le nostre bandiere. È arrivato. Volete seguirmi, signori?
Mi compiaccio vivamente per la missione compiuta, caro colonnello Sévigny. Perfetto. Quel capo di ribelli ci aveva sempre dato del filo da torcere. Merci, ma non era il caso di scomodare un ministro per una constatazione di morte. Non sono qui per la missione che avete compiuto, ma un'altra più urgente vi attende. C'è un uomo nella prigione di Torreón. Vi abbiamo concesso la grazia. Sarà liberato domani. Quell'uomo vale 3 milioni di dollari. $100 se mi fai scappare stanotte. $100. 100 volte $1. A me. Ho bisogno d'aiuto, cuccio. Ho combattuto per tutta la vita, ma non sono un uomo d'azione. Tu invece sei svelto. Le libere strade del Messico t'hanno cresciuto e t'hanno educato alla lotta. Io devo uscire di qui e arrivare al più presto oltre il confine, in America. Senti, forse sono io che non capisco. Scusami, cerca di essere chiaro. Tu hai ricevuto la grazia. Sì. E domani sarai libero. Sì. E sei pronto a dare a me $100. E correre il rischio di una fuga per guadagnare poche ore di tempo. Anche 5 minuti. Tutto il vantaggio che mi potrò prendere. Pronto? Eccolo. Ah! Ah! La mia pancia! Che mi avete dato da mangiare? Che c'è? Sta male sul serio? Pare di sì. Beh, pazienza, o gli passa o crepa. Sbirro, sta attento. I coltelli volano. Apri la porta. Bravo. Sì, così. Ci porti fuori tu stesso. Come un buon amico, eh? Sì, ma sono disarmato. Levami il coltello dalla gola. E dove lo metto? Qui. Ma guarda un po' che cosa mi tocca fare per sposarmi quel delinquente. Ma giuro che è l'ultima volta, perché adesso o viene subito con me davanti al prete o resta in galera. Cuccio! Dolores! Ma che fai lì? Sto scappando. Anche tu. A chi, Dolores? Che rida! Pezzo d'animale! Io stavo venendo a liberare te! La mia donna. Brava, querida. Hai portato anche i cavalli? Certo. Ma quello chi è? Il signor Ramirez, un poeta pericoloso. Vida de mi vida. Il cavallo serve a lui. Senti, cuccio, tu non puoi farmi questo. Il cavallo l'ho portato per me, non per quello lì. Il fatto è che il signor Ramirez mi vuole con lui se l'accompagno nel Texas. Ha promesso che mi dà $100. Te porto un regalo. Bada che se mi lasci di nuovo, cuccio, vuol dire che non mi ami più. E ti sbagli. È proprio quando sto per lasciarti che te voglio più bene. Addio! Cuccio se ne va! Vigliacco, infame, bugiardo maiale. Puoi andare dove vuoi, ma non mi sfuggi.
Por la Santa Virgen de Guadalupe, anche nel Texas ti riprendo. Sei nato in un vento di coltelli, tra le schiume furenti di due oceani. Messico, apristi le tue braccia al vagabondo, al ferito, al diseredato, all'eroe. Oggi sono felice. E il vento. Mi piace il vento dei coltelli. Anche io oggi sono felice. Siamo fratelli e la vita è bella! Sei Ramirez. Ti ricordi ancora di me, vecchia? Bienvenido, bienvenido. Prendi su, mangia. Mangia. Per me? Sì. Muchas gracias. Muchas gracias, signora. Siamo di nuovo insieme, Peones. Ramirez, benedicilo. Nel nome del Messico, io ti benedico. Mira, sono anni che lo conservo. È il giornale clandestino che stampavo a Burton City. Durante gli anni che avevo emigrato nel Texas. Adesso che sei libero, riprenderai la lotta. Te lo prometto, amico. Gracias. Lo terrò come un giuramento sul mio cuore. Compagnero, finalmente, dopo tanti anni. Tutto il passato oggi mi viene incontro. Tequila! Prendiamo, vecchio amico e vecchio eroe. Per cosa combatti adesso? Per vivere, te lo giuro. Ho pochi uomini, poche armi e niente denaro. Ma ora le preoccupazioni sono finite, vero? Denaro ne avremo, e tanto. Tequila! Di che denaro parli? L'oro. L'oro di Juarez che tu hai nascosto per noi. È ora di tirarlo fuori. E poi rivoluzione e gran vita! L'oro di Juarez è per il popolo messicano e per rovesciare Diaz, non per te! E io non sono messicano. E i miei uomini cosa sono? Non abbiamo fatto la rivoluzione?
No, tu coprivi con la rivoluzione la tua vocazione di bandito. D'accordo. Vuol dire che mi darai quell'oro perché sono un bandito. Perché ora sono qui. E perché ti farò parlare. Ecco. Non ci sono riusciti nemmeno gli sbirri di Diaz. Io ti conosco meglio di loro e so come convincerti. Voi altri tutti in fila, svelti! Stanley! Ti decidi a parlare? Non vedi, Ramirez, che il tuo popolo soffre? Più aspetti a parlare, più li fai soffrire. Figlia! Fiducia in te. Punto su di te. Randy, devi andare a Burton City. A Burton City? Corre, cugino. Corre. A fare cosa? Cosa, poeta? L'oro. L'oro. L'ho visto. Ferma quell'uomo a cavallo! No, vedo troppi cani sulla nostra pista. La riprenderemo più tardi. Segui quel ragazzo e va a riferire a Santiana. E tu? Vado a salutare quel nero laggiù. Una volta eravamo amici. Facevi anche tu il pistolero Yankee? No. Stava lui coi rivoluzionari. Uno di quegli americani che combattevano con noi sotto Juarez. Adios. Adios, José. Salute, cos'è? Nathaniel Cassidy.
Sono arrivato troppo tardi. Anche io. E un amico è morto. Ma la sua pista non si ferma qui. Seguiamola insieme, voi, per la rivoluzione, come una volta. Ti ho sempre ricordato, sai. E che conforto m'hai dato nei momenti duri. Al pensiero che tu, uno straniero, combattevi per un paese che non è il tuo. Anche questo è un momento assai duro. La repressione di Diaz si fa sempre più violenta. E il popolo non osa reagire. Non ci sostiene. Dobbiamo arrivare per primi all'oro di Juarez. E so che con te riusciremo. Contro noi due insieme niente più da fare per Riz e per gli altri. L'abbiamo dimostrato anche oggi, no? No, non eravamo insieme. Avevamo in comune soltanto il bersaglio. Non credi più nella nostra causa? Non credo più negli uomini. Ora mi batto solo per me stesso. Mi dispiace. Ma se ora la pensi così, non posso lasciarti andare. Non fare sciocchezze. Ciascuno per la sua via e dietro la sua sorte. Non mi fai paura, Cassidy. Una volta ero svelto quanto te. In questi anni il tuo mestiere è stato la politica. Il mio, la pistola. Non importa. Giudizio di Dio. Io mi batto per una causa giusta. Basta che la causa sia giusta, cos'è? Signora, vostro marito? Il mio aiutante. Da una mano. Sì, sì, certo. Quanto è bello. Sembra che dorme. Chi l'ha ammazzato? Nessuno. È morto di malattia. Ma si può morire anche così?
Che hai preso? Posso? Va bene. Grazie. Ma siete una religiosa? Sergente Penny Bennington, esercito della salvezza. E cos'è? Siamo soldati del Signore e combattiamo il demonio per la salvezza delle anime. Signorita, dove andate con tutta questa grazia di Dio? Fino a San Miguel, e lì passerò il confine. La mia missione in questo paese è finita. Ritorno a casa, nel Texas, a Burton City. A Burton City? Potrei prestarvi i miei modesti servizi, signorita? È morto. D'accordo. Grazie. Ma sia ben chiaro, adesso sei un soldato e devi combattere il demonio. Copriti il petto, lavati il viso, smettila di mangiare, sii composto, sembri un animale. Copriti, copriti, sei indecente. Svelto, prendi una pala sul carro e vieni qui ad aiutarmi. Soldato, su, lavora. Nessun rimpianto, Neil McDuff. Tu sei felice in paradiso. E un altro soldato ha preso il tuo posto. E farà il tuo lavoro. E suonerà il tuo tamburo senza concedersi tregua né riposo mentre tu dormi in pace. Amen. Amen. Lì. Sveglia, ci fermiamo qui. L'acqua è finita. Avanti, scendi e va a cercarla. Non possiamo aspettare che piova un pochetto? No, oggi non pioverà. Su, a cavallo, cerca l'acqua. Io resto qui. Vado, vado. La mañanita que cantaba, la 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 la. Fermo! Butta via quel coltello! Cerca di star calmo, Jean-Paul. Se vuoi che la violenza dia i suoi frutti, bisogna esercitarla a freddo. Smetti di fare il furbo! T'abbiamo seguito fin da quando sei scappato dalla prigione! Avanti, parla! Che cosa ti ha detto Ramirez? Chi? Ramirez! Che incarico ti ha dato Ramirez? Che posto Ramirez t'aveva detto di andare? C'è una carta sotto la sella del mio cavallo!
Sembra facile a sangue freddo. Si vede che non sono ancora sceso così in basso. Adios! Cuchillo se ne va! Come vedi, sto vincendo io. Ferma! Fermati! Come un merlo. Parla, parla. Che vuoi? Sembrava mezzo svenuto, senza più forze. Chi poteva immaginare che fosse così svelto col coltello? Ma dove l'aveva nascosto quel coltello? Non riesco ancora a capirlo. Mannati messicani. Le guardie sembrano addormentate, sprofondate in un letargo senza fine. E poi tutto a un tratto. Dov'è Cuchillo? Fermami. Che gli avete fatto? Trebbie. Chi sei, la sua donna? Sì. Cuchillo deve pagarmela questa ferita. Comincerò col prendermi un piccolo acconto con lei. Aspetta. Da calmo, Jean-Paul. Voglio fare due chiacchiere con lei. C'è sempre una possibilità di intendersi con una donna innamorata. Cuchillo è nei guai. Guai grossi. Tra poco sarà anche peggio. Sempre peggio. E ora devi dirmi dove hai messo quel foglio che ti ha dato Ramirez prima di morire. E di che foglio parli? Cuchillo! Non ho messo nessun foglio io! Non devi fare il furbo con me. E poi non ne vale la pena. Anche se ci arrivi a quell'oro, quando si hanno 3 milioni di dollari addosso, si campa poco. Io per 500 dollari ho ammazzato e altri sono pronti a farlo per 10. Sì, 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 è vero. Io non comprendo come si può fare questo. Uccidere un uomo è un po' come fare l'amore con una donna. Ci vuole cuore, passione, sentimento. A volte io penso... va bene, ti ho appeso con sentimento e poi cambia qualche cosa? Accidenti, ti pigli adesso. Ah! Ah! Ricopriti, svergognato impudico! Ho detto ricopriti! E come faccio? Voi, brutto vigliacco, sadico barbaro! E pensare che siete nordamericano! Vergogna! Ah! Lasciatemi! Lasciatemi! Mettetemi giù! Mettetemi giù! Mettetemi giù! Ah! Bastardo! Dove hai nascosto quel giornale? Parla o ti sciolgo io la lingua! Non perdiamo altro tempo! Dove hai messo quel giornale? Perché era un giornale, vero? Io non so nemmeno leggere, l'avrò perso, gettato, non so. Bene, se non hai quel giornale sei un essere inutile. E un essere inutile non merita nemmeno pietà. T'ammazzo come un cane. Cuchillo! Cuchillo! L'hai lasciato nel carro, sei fortunato, quel giornale è qui. Oh, madre mia.
È questo che cercate? State qui. La femmina, che rovina. Sì, è questo. Grazie. Proprio fortunato. Fortunato, fortunato. Ora ti puoi riposare, non devi più correre, corro io! Va. Il carro ve lo lascio un po' più lontano. Ah! Ladro! Vigliacco! Ma proprio adesso dovevate arrivare, per colpa vostra ho perso una fortuna. Cosa? Una fortuna, un tesoro! E copriti con questo. Ma che diamine, pensate sempre a quello. Copriti, sei indecente. Come faccio? Legatemi prima. Di qua. Venite più su. Ecco. No, forse è meglio di qua. Da quest'altra parte. Più su. Il nodo, se non scegliete il nodo non... Ora qui, più vicino. Più vicino. Vi siete fatta male? No. Sto bene. E adesso come stai? Dolores! Che piacere vederti! Vidatemi vita! Porco! Schifoso, brutto animale, peggio di un mandrillo! Copriti! Ma, Dolores, anche tu! Vieni qui! Ma che ho fatto? Vieni qui, avanti, vieni qui! Oh, è meglio che guardi che c'è un equivoco, villana! Ma sì, eh! Io l'equivoco svergognata, smorfiosa! Dolores! Che visto tu con te i conti li faccio dopo! Vieni qui, sergente della salvezza! Ma no, siete due signore! Discutiamo! Muchachas! Rega! Ma no! Ma insomma! Miserere, no. Cuccio, dimmi che mi ami, dimmi che ti piaccio, dimmi che presto ci sposiamo. Ma se mi ami, allora perché non mi sposi? Dolores, un uomo non si può fermare così su due piedi. E poi ora ho da fare. Tesoro da trovare. Che tesoro? Dov'è questo tesoro? Devo cercarlo. Devi cercarlo? Ma dove? Lontano. Ah, ho capito. Tu non soltanto non mi ami, non hai neanche fiducia in me. Oh. Devo andare dalle parti della Sierra di San Miguel, oltre le montagne della Sierra Nevada, dove ci sono le nevi eterne.
oltre il confine del Texas. Un paese che si chiama Elko City. Ora riposati, Cucia. Dimmi, mi vuoi bene? Quanto bene mi vuoi? Dimmi che mi desideri, Cucio mio bonito. Dolores! Signorita sergente! Signorita sergente! Non provo più Dolores! Sapete dov'è? È andata via! Prendi il tamburo! E vada, Cucio, che dovrai pregare e suonare molto d'ora in avanti! Fratelli, eccoci a voi per nutrire le vostre anime con la preghiera e le sante massime e per dissetarvi alla fonte eterna della verità. La violenza che infiamma i cuori è peccato. L'avidità di ricchezze e di lussi è peccato. Quando cibo e bevanda diventano piacere, è peccato. Quando la donna accende i vostri sensi, è peccato! È peccato, sì! Sì. Ciao! Amen, amen, amen! Amen. Amen! E ora, fratelli, la pietà estinguerà la vostra fame. Amen. No! In ordine, prima i ragazzi, dietro le donne vecchie, quindi le giovani, e dopo gli uomini vecchi, e in fondo i giovani. Sì. Oi! Oi! Oi, ma cos'è? Ma cos'è? Non vi vergognate di chiedere l'elemosina? Avete fame, lo so. E di chi è la colpa? Non è vostra! Perché dovete chiedere l'elemosina? Il pane vi spetta per diritto a tutti quanti, avete capito? Se non ve lo danno, voi ve lo prendete e vi invito io a pigliarvelo, perché quel pane è vostro! Sotto! Mangiate! Mangiate! Fermatevi! Perché non è vero, io vi dico che mangiare non è peccato! Avanti, coraggio! Via, via! Il pane che è vostro! Via! È vostro! A mangiare! Avanti! Si mangia! Non ve lo potete fare questo. Io sono un religioso. Suono per l'esercito della salvezza. Signorita, signorita, per favore. Per favore. Liberatelo subito! Non potete tenerlo così! Qui nessuno mi dice quello che devo o non devo. Maiale! Bruto! Se non la smetti di strillare, appendo anche te, capito? Perché non ti prendi i tuoi baffi e ti impicchi, figlio di generazione di donne di strada! Soldati! Soldati, soldati, soldati! Andate da sua sorella! Perché sua sorella è come sua madre! E sua madre come sua figlia, se ce l'avesse! Ma lui non ce l'ha! E sapete perché? Perché è impotente! E quella che passa per sua figlia, la moglie l'ha avuta con tutti i soldati del reggimento! Uno, due, uno, due, uno, due, uno, due! E ora voglio godermi lo spettacolo di questa testa di scimmia che scoppia! Barbaro! Criminale! Addio! Assassini! 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 Signore, signore, ascoltami. Tu che sei il dio degli eserciti, lancia contro questi empi il tuono tremendo della tua voce e gli angeli dalle spade fiammeggianti. Thank you.
portateli fuori! Fuori! Raul! Dov'è Raul? Aspetta. Sta lì. Raul! Raul! Va a cercare le chiavi della dispensa. Aprila. Doppia razione a tutti gli uomini. Il resto datelo al popolo. Sei chiaro? No, grazie. Grazie. Ah, tu fumi troppo. Pensa a mangiare invece. Mamma, por favore. Su, mangia. Santiana, questo qui è Cuciglio. È il muchacho che hai salvato. Bello stupido che sei. Andare in giro a provocare soldati e ufficiali. Mai attaccare se non hai 50 probabilità su 100. Beh, io sono ignorante, signor generale. E il calcolo io non lo so fare. Anche il tuo amico Ramirez non ne sapeva fare. E lui non era ignorante. Farsi ammazzare quando la sorte di tutto un popolo dipendeva dalla sua vita. Beh, forse in quel momento per lui il popolo era solamente quella povera donna. Jesus! Blocca la strada e fa saltare il ponte. Ehi, tu! Portami le mie carte. Una cosa è sicura. Ramirez sì che sapeva farsi amare. E la rivoluzione ha bisogno anche d'amore. A una città darò il suo nome, quando avremo vinto. Ma per vincere ci vuole denaro, molto denaro. Lui del denaro ti parlò, vero? Niente, mi disse soltanto che mi avrebbe regalato $100. Non scherzare con me, muchacho. Io voglio sapere dell'oro. Pablo ti ha visto insieme a lui. E ha visto che Ramirez ti parlava poco prima di morire. Tu sai le cose come stanno, no? Quando Juarez capì che il potere stava per sfuggirgli, affidò tutti i fondi che amministrava a Ramirez. Ramirez portò quell'oro negli Stati Uniti. Però al ritorno fu arrestato al confine senza poterci dire dove l'aveva nascosto. Capisci? È l'oro della rivoluzione. Serve alla rivoluzione. Sono io la rivoluzione. Tu sai più di quanto dici. Ma io so che non lo sputerai mai fuori. E sono pronto anch'io a correre un rischio. Un rischio al 50%. Voglio fidarmi di te. Ti mando nel Texas a cercare il tesoro. E io ci vado. Adios. Momento. Ho detto che rischio al 50%. Pablo verrà insieme a te. Bene. Arriveranno giorni migliori. Muchas gracias. Adios. Signor generale. Se torno con loro, in quel paese che chiamerete Ramirez, sarebbe bello che una stradina si potesse chiamare Cuciglio. Per $3 milioni do il tuo nome anche a una piazza. Vamos, muchachos. Adios. Vamos. Adios. Vamos. Viva! Viva! Compañeros, compañeros, tenemos la misión. ¡Viva la Guyana! ¡Viva! ¡Viva!
Di, dove siamo? Abbiamo passato il confine? È difficile a dire. Queste montagne sono tutte uguali. C'è un uomo laggiù. Chiediamo a lui, vieni. Ehi, amico, sai dirmi dove non siamo? Non darmi del tu, lurido messicano. Via di qui. Lo senti? Siamo negli Stati Uniti. Thank you, sir. Hey, sei puntuale. Signor, ve lo dico subito. Per $500 non se ne fa niente. Ce ne vogliono perlomeno 1000. Giù le mani! E intendiamoci, tra noi ci sono soltanto rapporti d'affari. Naturalmente, ma gli affari non escludono l'amicizia. Jean-Paul, basta! Non mi piace quello lì. Nessuno di voi due mi piace. Se vengo a trattare è solo perché lasciate in pace Cuccio. Io non voglio che lui trovi quel tesoro. Quei $3 milioni per noi sarebbero la rovina. Invece, quando avrò quegli sporchi $1000, io mi compro la casa, costringo quel matto a sposarmi e me lo tengo per tutta la vita. Très bien. E vada per 1000. A patto che tu ci dia quell'informazione. Cuccio va a Burton City. Oh, fuori $1 che offrite. Michel, quando si agisce per conto del governo, bisogna coltivare la fiducia del popolo. Giù, sta giù. Che c'è? Chi è? Zitta, sta zitta. Bella la vita, bello il mondo, bello il Nord America. Pablo, sento già l'odore di quell'oro. Uè, cugino. Sono messicani. Vamos, vamos. Ci vogliono tagliare la strada. È risa, quella è risa. Hey!
io cercherò di fermarli. Ma non puoi farcela da solo. Corri, corri, cuciglio. Cerca di guadagnare tempo. Io ti copro le spalle. Ma non posso lasciarti, sono troppi. Corri, va, cuciglio. Sono certo che ce la fai. Dai, corri. Ma rischi troppo. Va via. Non è per te che lo faccio, idiota. Loro porta la Santiana. Dai, corri. Vai con Dios, hombre. Ho fiducia in te, cuciglio. Ma corri. Corri. Non capisco, che vuol dire? È un vecchio giornale. Che significa? È lui che mi manda. Chi? Vi hanno male informato. Non conosciamo quel nome. E nemmeno quel giornale. Ramirez stampava qui il suo giornale. E restò nascosto qui per 6 mesi. E aveva con sé l'oro di Juarez. Ne so qualcosa anche di voi. Fernando Lopez. Sottosegretario alle finanze del governo di Juarez. Manuel Echeverría, ufficiale di cavalleria. E consigliere militare di Juarez. Matteo Gonzales, tipografo. Scommetto che il giornale lo stampavi tu. Chi siete? Della polizia? Aprite questa botola. Dopo di voi. Era il libro che portava sempre con sé. E quelli i suoi vestiti. Non gli piaceva vestire da nordamericano. Senta, lui deve scusare la nostra diffidenza. È vero, Ramirez è stato qui. Però noi di quell'oro non ne sappiamo niente. Da dove venite fuori? Lì, c'era una fonderia una volta qui. Sì, c'era uno scultore messicano, ma è morto. Misura di sicurezza.
Qualche informazione ti rilascio. Andiamo. Buenos días. Mi manda Ramírez. Sei già la terza persona che Ramírez ci manda oggi. La terza persona? Che sei di prima e io dopo? Il terzo chi è? Misura di sicurezza. Qualche informazione ti rilascio. Io non ho visto niente. Io non c'ero. Non c'ero, io sono innocente. Entra su. Ma io non so niente, glielo giuro. Io non ho visto niente. Io sono innocente. E piantala. Cammina. Io non so niente, glielo giuro. Non ho visto niente, non ho visto. Ah. Io non c'ero. Piantala. Che combinazione, eh? Senti, tutto quello che vuoi tranne che una combinazione. Oh, signorita sergente. Salve. Signor Sanchez? Cuccio. Il servo vostro, signor. Io sono Christopher Bennington, sindaco di Burton City e padre di Penny. Davvero felice di conoscervi e di avervi ospite nella nostra città. Servidore. Una semplice precauzione. Nel vostro interesse, per la vostra sicurezza. Mia figlia mi ha raccontato ogni cosa delle vostre disgrazie e delle vostre fortune. So, caro figliolo, vi assicuro che starete bene qui con noi. Arthur, provvedi a quanto ti ho detto. Subito, signore. E questo è un pensierino di mia figlia. Così potremo presentarvi ai vostri nuovi amici nel modo più conveniente. Vestito da americano? Sai, l'ho scelto io stessa. Le mie misure le conoscete già? Sì. È per te. Ne volete un pochetto? No, buon appetito. Bene, non vogliamo disturbare il vostro pasto. Ma ci rivedremo più tardi per un colloquio a quattro occhi. Un colloquio molto serio. E soprattutto esauriente. Ci pensi, cuccio, a tutto il bene che potremmo fare insieme. Con 3 milioni di dollari. Querida, oh querida, vita mia, stai soffrendo molto. Io credo proprio che il momento è venuto. Non voglio, guarda che ti uccido! Non deve nascere qui, mio figlio. Tu va via! Andate via! Non è ancora il momento. Mio figlio non nasce negli Stati Uniti. Non deve essere un gringo. Devi tenermelo ancora 3 giorni, poi torniamo in Messico. Scusate, continuate pure. In cambio dei vostri servigi, vi si garantisce il grado di colonnello e l'abolizione della taglia. O meglio ancora, il neocolonnello Risa sopprime il bandito Risa e incassa la taglia che c'era su di lui. Voglio fidarmi. Sì. Accetto.
un prigioniero messicano qui. Non fare il sordo. Ho chiesto, c'è un ragazzo messicano qui. Piglia! La serratura! Rapido, rapido! Fuori le chiavi! Dov'è? Lì. Presto, americano! Stanno venendo! No! Good morning, sir. Come in. Quanto è accaduto nella prigione ci costringe a considerare la vostra presenza come un pericolo per la nostra città. Questo è un decreto emesso dal Consiglio Municipale che ordina la vostra espulsione. Io sono solo il sindaco. In queste cose non posso interferire. Però mi riservavo di farvi una proposta. Penny ci ha parlato di oro. Una somma importante, pare. Ma finora nessuno ha visto nulla. E allora vi parlo franco come può parlare un padre. O vi decidete a presentare degli elementi concreti, oppure andate via. Michele! Ma che ha? È ferito! Michele! E gli altri? Dove sono gli altri? Sono stati uccisi. A cavallo! Tutti a Burton City! Fermo, fermo! Aspettate! Ma che volete fare? Metto a fuoco la città! E al diavolo i vostri ordini, colonnello Sevigny! Il mio non è stato un ordine, colonnello Reese, ma solo un consiglio. Meglio così, preferisco i consigli. Guardate qui. Questa è Burton City. E qui c'è Cuciglio, il gringo e l'oro. Ma c'è anche qualche centinaio di abitanti di cui almeno 50 sanno impugnare un fucile. Sono dei vigliacchi, non avranno il coraggio di affrontarci. D'accordo, ma mettete quei vigliacchi con le spalle al muro. Bruciate le loro case, uccidete le donne e i figli e quei 50 diventeranno degli eroi. Vi scanno tutti con le mie mani. Bravo. E mentre voi siete occupati ad ammazzarli, i nostri due cari amici si portano via l'oro. Un favore più grosso non potremo farglielo. E quale sarebbe il vostro consiglio? Bisogna fare in modo che gli abitanti si decidano ad abbandonare il paese e i nostri due cari piccioncini restino soli. Nel paese deserto? Sì, colonnello. O ci danno modo di catturare Cuciglio e il gringo, oppure non lasciano il paese e a mezzanotte, quando tu arrivi, gli dai la lezione che si meritano. E perché non si creda che stiamo scherzando, sarà bene che l'avvertimento sia inequivocabile. Inequivocabile? Oh, è difficile parlare da colonnello. Bisogna guadagnare tempo. Un poco d'oro presentato bene. Facciamone un lingotto. Un orologio non basta. Beh, se è per questo. Non mi sembra un problema.
Cuccio, gli orologi diventeranno un lingotto. Ma se i lingotti fossero diventati orologi? Orologi forse no, ma qualcos'altro. Lì, noti niente di speciale? Questa macchina sono anni che non viene usata. Questa è tutta d'oro. Forza, tratta, forza. È oro. Questo è oro. 3 milioni di dollari. Madre mia. Era una responsabilità troppo grande per noi. Noi non avevamo nessuna possibilità di difenderlo. E ci auguriamo che sia stato davvero Ramirez a mandarvi. Perché quell'oro è la sola speranza di tutto il popolo messicano. Consegnati nelle loro mani i due stranieri o si deve lasciare la città. Arriveranno qui a mezzanotte. Le 6:30. Abbiamo 6 ore di tempo. Cosa facciamo? Dobbiamo consegnarglieli. Sì, provateci. Resta da vedere se ci riuscirete. Sindaco Bennington, avevamo un appuntamento. Siete in ritardo. Questo è un campione. In omaggio. E ora ascoltatemi. Ho da farvi una proposta. Dov'è Cuccio? L'ho messo al sicuro. Sentiamo la proposta. Lasciate il paese. State via fino a domattina, ma portatevi la vostra roba con i carri, dando l'impressione che si tratti di una vera evacuazione. Io e Cuccio aspetteremo l'arrivo di Lisa. Abbiamo un nostro piano. Quando tornerete domattina, ci troverete qui ancora vivi e anche loro sarà salvo. E naturalmente... L'ho sospettato subito che eri qui, ma non l'ho detto a nessuno. Ho trovato anche il modo per farti uscire da Burton City. E Cassidy, che ne facciamo? Affronti pure Risa. L'idea è stata sua. E se non ce la farà, peggio per lui. È un peccatore. Starai un po' scomodo, è un calesse con un nascondiglio sotto il sedile. Dovrai rannicchiarti. Ma nessuno potrà trovarti, te lo assicuro. Poi torneremo qui insieme. E allora... Oh, se si uccidessero tutti fra loro. Beh, dobbiamo aver fiducia. Dio vede e provvede. Ma di, l'oro l'hai nascosto bene. In un posto sicuro. Non vuoi dirmi dov'è? No. Non fa niente. Ho fiducia in te. Pensa, quando poi torneremo, Faremo tante opere buone insieme, vero? Sì, anche, ma più tardi. Prima di tutto dobbiamo sistemarci noi. Bene, io vado. Allora, d'accordo?
Ti aspetterò con il calesse dietro la tipografia fra 10 minuti. Vedrai, starai bene con me. Organizzerò la tua vita. Non ti farò più pensare a niente. Io riempirò la tua vita. Non ci sarò che io. Forse ho trovato il modo di far uscire loro dal paese. Muchachos, il paese sta per essere evacuato. Pigliate la macchina tipografica. Caricatela su un carro insieme alla vostra roba e avviatevi verso la frontiera. Ma è pericoloso. Quei banditi non ci faranno mai passare. Perquisiranno il carro. In fondo che rischio c'è? Che possono sospettare? Voi siete dei tipografi, portate la vostra macchina, no? Dateci un po' di tempo. Dobbiamo pensarci. Beh, tutta una vita non vi basterebbe per decidervi. Siete dei vigliacchi. Rintanati qua dentro ad aspettare che arrivi la rivoluzione. Ma la rivoluzione non verrà se ciascuno di voi non la fa scoppiare dentro di sé. Compañeros, è il momento della verità. Il vostro momento della verità. Avete ragione. Faremo come dite voi. E anche questa è fatta. Beh, hasta la vista. Speriamo di rivederci. Tu non hai capito. Il loro carro passerà attraverso il blocco di Risa solo se noi restiamo qui a fare da esca. Restare qui? A fare cosa? Tu, ci resti tu qui a fare da esca. Perché ora Cuchillo se ne va. Il mio angelo custode mi porta via. E perché? Tu non sei un vile. Tu sai batterti, è molto bene. Sì, lo so, ma non mi piace, credimi. Io sono l'uomo più pacifico e paziente della terra. Vedi, se fossi nato in un altro momento, o in un altro paese, il coltello l'avrei usato solo per tagliare il pane. Cuchillo, è anche il tuo momento della verità. Cosa vuoi fare? Lasciarmi solo? Chiuso, Mary, faccio tutto! Spostare per carro, muoverti! Cuchillo non parte più. Perché? Non è vero. Non verrà. Non ci credo. Perché non è venuto lui a dirmelo? Questo resterà vuoto. Andate pure. Ma perché? Ha detto che preferisce rimanere qui. Ma... Penny! Penny, ma che fai? Sbrigati! Andiamo via!
Risa, guarda chi ho trovato. Tutti scappano dal paese e questa vuole entrarci. Chi sei? Che vieni a fare qui? Staranno per venire. Penso che arriveranno in paese da più parti. Io li aspetterò qui. Tu vada al lato opposto. Ci ritireremo alle spalle della chiesa, ho nascosto due cavalli. D'accordo? Se vuoi armi, entra nell'emporio e piglia tutto quello che ti serve. Oggi non si paga. Cassidy. Sbrigati, va. Ma stai attento. Cuccio! Che c'è? No, niente. Uccidili. Consentimento se vuoi. Ma uccidine tanti. Oh, madre mia. Avevo pure scommesso su lui. Lasciamo che si scannino fra loro. Cerchiamo il tesoro. Da dove cominciamo? Ho notato che sia l'americano che Cuccio sono stati arrestati in una tipografia. È laggiù. Andiamo. A terra! Sbarbagliatevi!
carro, quei tre, portavano una macchina tipografica vecchia e fuori uso. E questa che è nuova l'hanno lasciata qui. Dammi la lampada. Beh, seguiamo il carro. Non c'è un minuto da perdere. Cuccio, mi senti? Butta via i coltelli e vieni fuori. Su, che ho un bel regalo per te. Cuccio! Non uscire! Non uscire, scappa via! Zitta! Oh, Cuccio! Non venire fuori! Scappa via, Cuccio! Zitta! Io sono stata a dirglielo che stavi venendo a Portal City! E avevano giurato di non farti niente! Scappa via, via! Un momento, ma bada che se tu scappi io ammazzo lei! E non voglio! Io mi batto con gli uomini! E preferisco ammazzare te! Cuccio! Cuccio! L'americano ti ha lasciato solo, eh? Non ci crederai, ma ha fregato sia me che te. A quest'ora quel figlio d'un cane è già lontano con loro. Risa! Risa! Ho due brutte notizie per te, Risa. La prima è che sono tornato qui. La seconda è che la tua schiena è sotto il tiro della mia pistola. E ora ci hai messo la fronte. Va bene, gringo, non mi muovo. Risa, una terza brutta notizia. Erano due le pistole che avevo puntato su di te. Se la sbrigherà da solo. Lo lasci qui. Dobbiamo raggiungere il carro prima che sia tardi. Hey!
farti muovere. Giù, in ginocchio. Vigliacco! Sei un lurido vigliacco. Nella schiena gli spari, in ginocchio, perché non hai il coraggio d'affrontarlo faccia a faccia. Ti spaccherebbe il cuore al primo colpo. Lo fa per provocarti. Spara e facciamola finita. Avanti, che aspetti? Abbiamo ancora tempo, Michelle. Non si vede ancora arrivare lo squadrone del colonnello Garcia. E poi l'hai detto anche tu, finché rappresentiamo il governo, il rispetto delle regole è un dovere. Anzi, tu farai da giudice di gara. Cuciglio, non è distanza per un duello col coltello. Che vuol dire? Sei tu che hai scelto il coltello. Io ho scelto la pistola. Fa un passo avanti. Ancora due passi. Così va bene, cucciolo? Un altro pochetto. Distanza da fucile. Serve rischiare.
La vittoria è mia. Tu non sei capace di uccidere un uomo a sangue freddo. Non è vero? Ehi! Non ho abbastanza coltelli, quelli sono un po' troppi. Io e Cuccio attireremo su di noi le truppe governative. Dolores, fa bene attenzione alla macchina che è sul carro. Devi puntare sulla Sierra San Miguel e portarla personalmente al generale Santillan. E noi due dove ci ritroviamo? Tra un paio di settimane tu vai in un paese che si chiama Ramirez. Là chiedi dove sta la mia piazza. Ci vediamo lì. Che cosa? Senti, Cuccio, il danaro, bada, ce l'ho io. E se vuoi una casa, un cavallo e vuoi mangiare, stavolta tu devi venire da me. Va bene, ma adesso non c'è tempo. Corri, corri, corri! Adios! Ah! Oh! Avevi ragione. Non avrei sparato a sangue freddo. Hai fatto bene a scaldarmelo. Facciamoci inseguire e poi dividiamoci. Io ripasso il confine verso il Texas. Ma tu come farai? Sarai capace di cavartela? Me li trascino dietro per mesi. Scommetti? Altro che! $3 milioni ho scommesso. Meno quei 1000 in lettere d'oro che ti sei preso dalla macchina. Ma senza un po' di soldi un uomo come la difende la sua libertà? È vero. Per ricordo, te do la lettera C. Così, è una filiamo, vamos!